ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi, ragazzotti miei, siamo qua dopo soli 2 giorni dall'uscita del pass per andare a sbloccare la skin di Byron. Tant'è vero che siamo a 28 vittorie su 30. I punti stellari ce li abbiamo e direi che noi siamo qua carichissimi. Partiamo subito e speriamo di farci queste 2 vittorie rimanenti. Fatemi sapere voi nei commenti intanto a che punto siete, se magari avete fatto anche la prima, perché so che molti manco ci giocano la Power League, tra cui io compreso. Infatti questa è la prima stagione, ma che poi non mi interessa neanche tanto pushare, ma mi interessava prendere la skin il prima possibile per farci il contenuto continuistico. E dunque, raga, eccoci qua in partita. Allora, speriamo in bene. Calcolate che ne ho perse veramente poche, anche perché partivo da argento 2, insomma era veramente basso. Quindi adesso che sto registrando, ovviamente la perderò per forza di cose. Tanto è vero che già lo start non è che sia dei migliori, e anche è vero che qua ce lo siamo ripresi alla grande, e a noi sta bene così. Ambra, se dovessi andare giù sarebbe bellissimo, ok? Ma ha fatto sì un po' male, ma ora come ora non credo sia un problema. Tant'è vero che potrei girarmela un po' più su. Per ora il gadget ce lo teniamo, anche se, oddio, se li tassi entrambi col gadget sarebbe molto content. Ma ora come ora, ragazzi, non c'è problema, va bene così. Siamo già al 31%, contro di lui non serve ovviamente il gadget. Magari contro Ambra, perché no? Così siamo sicuri. Ora, mettiamo una bella ulti. Purtroppo vado giù, ma ad ogni modo io con la mia ulti tiro bottazze a tutti quelli che stanno dentro. E a lui sta bene così, ragazzi, 62 a 16, cioè se non va bene così allora com'è che ci può andare bene? Così, esattamente così, 70%. Ad ogni modo, ragazzi, a quando? Bel like, iscrizione con campanellina intanto se non l'avete fatto. E soprattutto, niente, siamo all'88, adesso potrebbe arrivare il patatrack, ma dubito. Basta che, no, infatti il patatrack, ma cos'è il patatrack, ragazzi? Non esiste. 95% e la prima è, direi, andata bene. Quindi, seconda partita. Allora, vediamo un po' a sto giro. Vai, Ambra, spreca i colpi. Vai, spreca, spreca, spreca ancora, continua, insisti. Ti uso il gadget a sto giro prima. Ok, purtroppo, beh, non la buttiamo giù. Ma un altro colpo e adesso sì. Beh, solamente Dynamite ovviamente non può far più di tanto. E infatti così è. Se prendono un po' di percentuale all'inizio e poi non ne prendono più, a noi sta bene, non è che ci andiamo a lamentare. Ottimo qua l'Ambra che non può far nulla. Dynamite ovviamente da solo. Ma perché Dynamite? Non è molto content Dynamite qua. Uso la ulti esattamente di qua. A noi sta bene. Se gli avversari mettono Dynamite, che fai? Lo butti? Cioè non passa, non fa niente. Infatti uno si è già reso. Buzz è là sopra fermo, che ripeto, a noi sta bene, raga. Non ci lamentiamo di nulla. Ma sapete che se le vinco entrambe forse arrivo anche a diamante 2. Non vorrei dire. Ora sono a diamante 1, già bello che inoltrato. E boh, poi dopo ci guardiamo nel caso. No, comunque Buzz non si è arreso, era solo rimasto un po' fermo. Stava probabilmente riflettendo sulla vita e sul contenutismo di Luxor. Mi raccomando, il mio secondo canale dedicato alle mie migliori clip di Twitch. Non siete passati a qua su Twitch, mi raccomando, anche Twitch, primo link in descrizione. Mentre nel secondo vi lascio appunto il canale Il contenutismo di Luxor, dove troverete il meglio delle mie live, gli estratti, proprio quelli più contenutistici in assoluto. Tanto è vero, appunto, se si chiama Il contenutismo di Luxor, non fa una piega al di discorso. Ad ogni modo qua attenzione perché ci stanno recuperando. Magari teniamoci il gadget da usare contro Ambra, anche se ora non riesco purtroppo. No, ci stanno recuperando, non va bene. Se sembrava che si fossero arresi, ci stanno recuperando. Cioè adesso va bene tutto, ma capite anche voi che qua c'è qualcosa che non quadra. Cioè ci hanno anche superati, non solo recuperati. Aspetta, ok, uno è andato giù. Riprendiamoci sto centro per favore. Ambra è andata giù, molto bene. Ok, che qua è pieno di fiamme, potrebbe essere un problema. Ok, Dynamite problemi non ce ne va a creare. Solamente Ambra ora come ora può essere scomoda. Ma se io gli vado a usare il gadget, no, che abbiamo vinto noi in teoria. Salvo degli scam incredibili, raga, dovrebbe essere così. Spero. C'ho un po' di paura, madonna. Ok, no, vinta, 99-100. Vediamo un po' quanto manca per codesto diamante 2. No, in realtà devo farne ancora un'altra, mi sa. Allora, ultimissima, siamo su ricercati nascondiglio. E dunque, raga, eccoci qua con quella che spero sia la partita finale. Sta mappa è molto particolare, raga. Adesso vediamo un po' come gestire. Perché tra l'altro mi sa che è una mappa vecchissima, ho scoperto. Tipo di quando il gioco era in beta o poco dopo. Però non ne sono sicuro al 100% perché non ci giocavo ancora a quei tempi a Brawl. Ad ogni modo qua non è male la questione. Se riuscissi a buttarlo... No, si è morti entrambi. È lo start. Comunque è buono, Beppe. Io ad ogni modo era meglio se mi fossi preso l'altra Star Power, non questa. Vediamo se riesco. Bello. Wow, ulti veramente bellissima. Per carità, ho ucciso lui, l'ho ucciso me. E niente, sempre in stallo. Sì, potevo mettere un po' meglio quella ulti. Probabilmente saremmo rimasti in vita. Però ancora noi due, ormai è uno scontro sempre tra di noi. A sto giro zitti, ho distrutto. No, dai. Vabbè, non è riuscito a scappare. Ad ogni modo, ancora 9 a 5. Va bene, per carità. Posso fare in realtà il nulla. Posso magari
farti di questo. Di questo, di questo e di questo. Senti, a colonnello, ma... O ci ammazziamo a vicenda o non ci ammazziamo proprio. E abbiamo anche una sub. Oh mio Dio, grazie mille, Gab. Perché vi ricordo che io tutti questi video li registro in live su Twitch, come stavamo dicendo poc'anzi. Quindi mi raccomando, anche qua, primo link in descrizione. Ringraziamo Gabbo per questa sub incredibile. Quando esce il video dell'amichevole Kilo Super... Quando esce? L'amichevole su Brawl. Bene, non so neanche io che video abbia fatto sulle amichevoli di Brawl. Ad ogni modo, 11 a 7. Aspetta, stiamo un attimo attenti che mancano 15 secondi. Non vorrei scammare proprio sul più bello. Stavolta, colonnello mio, statene un attimo calmettino, che comunque capisci anche tu che... Di fatto, attenzione. Ok, primo round vinto. E speriamo che anche il prossimo andrà così. Allora, è tempo adesso di non scammare. Prima abbiamo un po' scammato, abbiamo vinto lo stesso. Infatti qua i miei mates sono stati degli animali. A sto giro il colonnello. Al colonnello ha cambiato lane. Bravo colonnello, ok, hai paura di affrontarmi a sto giro. Bravo, bravo. Vai bene, caro colonnello. Allora, tu Penny, guarda. Ecco, non è male qua la questione. Se riuscissi magari a darti questa hit. Niente. Posso prenderti? Sì, l'ho presa. Qua ho la ulti che direi che posso usare in questo modo. Non male, ti prego muori. Dai. Sì, Rogo sotto zero, forza coraggio, dai. Dai, 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 che Penny pure messa male. Presa, ulti, muori. Stavolta, vabbè, sono morto. Per carità, la mia morte è costata parecchio. Che ci posso fare? Almeno ho fatto 3 kill, posso dire che il mio lavoro è stato assai contenutistico. Penny qua sarebbe veramente buono. Penny... E niente, Penny non va giù. 11 e 9, si stanno recuperando. È tempo di attivare l'ultra istinto. Facendo questo, questo, questo. E questo te l'ho detto, è l'ultra istinto. Peccato per la ulti buttata, ma l'abbiamo ucciso, quindi va bene lo stesso. Un'altra kill per noi, dai. T'ho detto io l'ultra istinto, qua l'abbiamo attivato tutti e tre, non solo io. Ma posso farti di questo, di questo. Bello, di questo. Basta un altro colpo, di questo. Yes, 22 a 13. E poi di questo. E poi magari una bella ulti di là. Vabbè, non c'era bisogno. Ma ragazzi, ma io quale ulti le sto buttando? Ma sì, ma non c'è problema. A cosa servono le ulti alla fine quando posso farti di questo? Che comunque è andata bene. Cioè, non l'ho preso direttamente, ma va benissimo. 31 a 13. Ci siamo, ragazzi. Purtroppo non posso fare il cosa succede se sblocchi Byron senza Byron. Insomma, quello e quell'altro, perché io Byron ce l'ho. Però potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ci stia lavorando. Quindi tranquilli che... abbiamo pensato anche a questo. Ad ogni modo, abbiamo vinto anche la 30ª partita. I punti stellari ce li abbiamo. Purtroppo, beh, sarebbe stato ultra contenutistico se questa qua sarebbe stata la partita del Diamante 2, ma non è un problema. Abbiamo l'opzione di acquisto che andiamo subito a mostrare. Che sì, vabbè, ma io in realtà qua non so dov'è, nel negozio, credo di sì. Dov'è che sta? No, non è... ah, sì, è nel negozio. Ma se andassi qua, perché io non ho mai preso queste skin, quindi non so bene come funziona. Vabbè, niente, così, molto semplicemente l'andiamo ad acquistare, 25.000 punti stellari. Proprio tranquilli e spensierati come se nulla fosse. Mi sa che è anche la mia primissima skin di Byron questa. E infatti, beh, molto, molto simpatica devo dire. Non l'andiamo a provare in partita, tanto non serve a niente. Vediamo giusto nel campo di prova. Anche se poi anche voi potevate provarle tutto, quindi non c'è problema. Ad ogni modo, questa è la skin in tutto il suo splendore, molto carina. Alla fine è uno stregone, palese. Il colpo è questo. Si cambia un po' rispetto a quello normale. E con la ulti tira questa palla. Uno scrigno veramente pazzesco, ragazzi. Beh, che dire, per questo video direi che possa essere tutto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione con campanellina. Tattica, tattica. E come sempre, appunto, ci vediamo alla prossima. Bellissima.